Amici appassionati di Football Manager, buonasera, sono Senex e come sempre vi do il benvenuto in questo nuovo fantastico video. Oggi andremo a vedere se riusciremo a incrementare il nostro vantaggio nei confronti dell'Inter perché siamo contro il Brescia, stiamo incontrando un po' tutte le medio-piccole, quindi ne dobbiamo approfittare assolutamente ora. Il Brescia di Titi Henry, come vedete qui in sovraimpressione, il Brescia è 18esimo, quindi è un po' al pari di Cosenza, eccetera, eccetera. Oltre il Brescia andremo a vedere anche il Frosinone in casa e la Roma nei quarti di finale per quanto riguarda invece la Coppa Italia. Andiamo subito perché c'è tanta voglia di vedere. Abbiamo un Uros che veramente, ragazzi, è scatenato, quest'uomo sta facendo solchi contro tutti, poker, triplette, doppiette, già 11 gol avanti rispetto all'inseguitore, ovvero Fabio Silva, per quanto riguarda la classifica cannonieri. Quindi speriamo che questo momento di gloria continui perlomeno fino a fine stagione, così, ragazzi, un Uros in questo stato di forma ci serve e come. Il mercato, ragazzi, io sto registrando di seguito. Il mercato, abbiamo deciso di non andare a intervenire sul mercato perché comunque il budget è piuttosto risicato. Chiede Bocic di risolvere il problema. Attenzione perché c'è Magaia S. Felice di stare. Ok. Mi avete detto anche di parlare un po' con i giocatori più scontenti per aumentare un po' il morale. Lo abbiamo fatto. Il morale comunque della squadra è nella media abbastanza alto. Quindi ci aspettiamo delle prestazioni degne di questo nome. Intanto siamo alla vigilia della partita contro il Brescia. La Serie A sta già giocando. Ormai io direi di tenere d'occhio solo l'Inter perché il Milan era a 11 punti, 12 punti, una cosa del genere, distanti da noi. Quindi direi, cari ragazzi, direi che possiamo anche lasciarli andare. Allora, qua l'affidiamo all'allenatore in seconda come sempre. Vediamo un po' se l'Inter arriva la sconfitta però contro l'Empoli in casa. Il Milan ha perso intanto però, fuori casa. Vediamo che va a fare l'Inter. Se continuerà la sua striscia di vittorie, assolutamente sì. 5-1 netto e conciso proprio contro il povero Empoli. Ma noi sapremmo rispondere di conseguenza, occhio per occhio, dente per dente, porgi l'altra guancia, una rondine non fa primavera. Vabbè, questo l'ho aggiunto così, non c'entrava una mazza, però mi sembrava bello da inserire nel contesto. Intanto andiamo, siamo sì arrivati al giorno della partita. Dunque, 19esimo il povero Brescia che proprio ormai sta sprofondando con un piede e tre quarti nella Serie B. E vuoi che non vada a farci la sorpresa proprio noi? È come se vuole, è come se vuole. Mettiamo le cose in chiaro. Andiamo a mettere la nostra formazione titolare. Il Pina se ne può andare in panchina. Vai Icardi, che finora ha portato abbastanza bene. Possiamo che Pittman veramente non c'è. Nuri, io metterei Nuri piuttosto che Pittman. Alisson torna dal dosso al Medofati. Ci siamo, va bene, già ha già fatto tutto lui, i miei collaboratori sono fantastici, quindi premiamo, confermo formazione, premiamo su sì e andiamo a battere il Brescia in Brescia Catania. Allora, signori miei, c'è Titi Henry, la stella ex Arsenal, che scende in campo con un 4-2-3-1. Sava in porta, Lemieux, Verdi, Magnani, Di Benedetto in difesa, Viviani, Ham a centrocampo, Curcio, Tafuro, Thiago Gouveia e Galia lì davanti. Vabbè, no, energico, energico. La vittoria dovrebbe essere nostra senza troppi problemi. La mentalità è sempre offensiva? Sì, sempre offensiva perché noi siamo dell'idea che la miglior difesa è l'attacco, quindi andiamo dritti per questa squadra, strada. Bastoni l'allarga subito per Guedes, che attenzione perché è già ammonito. Guedes. Bravo, bravo, come sempre molto intelligente il buon Guedes. Molto molto furbo e intelligente. Williams, vabbè, prende questa palla. Ancora Guedes. Vai Guedes. Vai Guedes. Bravissimo, come aspetta Williams, che adesso scende su quella fascia come un treno a vapore. Guedes ancora lui, che non la passa mai. Aspettate. Allora, ragazzi, io so che è un rischio. Io lo so che è un rischio perché lo abbiamo già provato tante, tantissime volte. Però, dove sta? Dov'è? Dov'è? Uros. Deve batterli Uros, ragazzi, per la classifica cannonieri. È un rischio perché lui non li sa battere. Tutti i rigori li ha sempre. Quanto ha di rigori Uros esattamente? C'era scritto. Aspetta. 10. Vabbè, poteva essere 9, poteva andare peggio. Quindi io voglio che sia Uros a batterli per la classifica marcatori. Te prego Uros. Li ha sbagliati sempre, tutte le volte che l'abbiamo fatto. È un rischio altissimo.
E stavolta però c'è quasi quasi, stava per parare. Mauros va a siglare l'1-0 anche di rigore. Ci sta ragazzi, ci sta. Lo avrebbe fatto credo chiunque, nonostante non sia lui lo specialista, il rigorista ufficiale. Credo che Fati comunque non la prenda male, ma comunque beh, è un ragazzo intelligente, capirà le nostre motivazioni. Intanto 1-0 per noi, la partita volge al termine per quanto riguarda il primo tempo. E infatti è così, stranamente non vi è stata nessuna azione importante. C'è sempre margine per migliorare, lo stiamo dicendo spesso ogni partita, e sembra che funzioni. Allora, Bastoni verso Magalhães, la pioggia però è imperversa. Nuri, Ansu Fati, il tiro. Stavolta Uros non c'era a raccogliere il tapin vincente, peccato. Attenzione perché il Brescia addirittura è ripartito in contropiede, non si sa come sia possibile. Il tiro, vabbè, diciamo che era un'animazione un po' allegra, diciamo così. Curfio o Curcio, Icardi la spazza. Oh, è bene, perfetto. Chiedes, la punizione in mezzo. Bastoni che ormai, no, gliel'ha rubata. Ammazza che infame, che infame Olmedo, gliel'ha rubata il povero Bastoni. Mera gol del Baston, proprio sulla linea gliel'ha voluto rubare, vabbè. Poi ve la vedete voi, eh. Meno male che Bastoni comunque non ci tiene a queste cose. Non ci tiene. Verdi la mette in mezzo. Bravissimo Alisson che la fa sua. Devo vedere anche da quante partite non subiamo gol, ragazzi. Da tante. O comunque ne abbiamo forse subito uno nelle ultime 5-6. Veramente un'ottima media per adesso per quanto riguarda il nostro score difensivo. Magalhães, Lucianino Olmedo. Centralmente c'è Bastoni. L'allarga per Guedes. Avanza, dagliela, non capisce niente questo. È un cavallo, quello è un cavallo, dritto per dritto, più di quello non sa fare Guedes. E io sai che ti dico? Ti tolgo, metto Anthony, visto che sei addirittura anche ammonito. Io leverei anche Brandon Williams, mettiamo il buon Ajapong. Ok. 70esimo, mancano 20 minuti. Sì, diciamo a Nuri di andarci piano con le scivolate perché è stato ammonito. Anthony, proprio lo vediamo. Passala almeno tu, Anthony, eh. La passi? No, niente, neanche lui. Allora forse è proprio il ruolo che impone il non passare la palla. Galla, il tiro. Alisson però aveva controllato tutto, tranquillo. Ha detto questo è fuori, lo so. Anthony, ancora lui in mezzo. Bastoni, stavolta non c'è nessuno che gli può fregare sto gol. E lo va a fare lui. 3-0, netto e conciso. Un'altra goleata. Lemaire, ancora il Brescia per adesso. Magari se possiamo ripartire in contropiede. Vorremmo vedere la doppietta di Uros. Thiago Gouveia. Niente, c'è il Brescia. Questa azione del Brescia. Sì. Si vede. No, forse sì. Ham, il buon prosciutto per Di Benedetto. Il prosciutto, grande Alisson. Mamma mia, che prestazioni che sta sfoderando. Oh, sono sbocciati tutta stagione, sono sbocciati tutti. Alisson, Uros. È incredibile. Icardi avrà portato un po' di benessere generale. Anche forse grazie a Banda. Chi lo sa? E qui lo dico e qui lo nego. Ancora. Niente, vabbè, qua parte addirittura il contropiede del Brescia, peccato. Galla, il tiro, vabbè, ma che era sta cosa, ma che mi fa vedere. Oh, allora, io metterei Moriba. Andiamo a punire Olmedo per quel gol rubato al povero Bastoni. Proprio lui, Olmedo, pronto a fare la sua ultima azione della partita. Ansu Fati la mette verso Anthony, il tiro, vabbè, niente da fare. 89esimo, ancora c'è tempo per l'ultima azione. Ranocchia, ancora ma sempre questo sto Brescia parte in contropiede, vabbè, Galla e il tiro, ma c'è ancora Alisson che ormai è una saracinesca insuperabile, un Everest insormontabile. Lemaire, Tafuro, Verdi, niente, ok. È finita, cazzucchezzu, dai, spogliatoio per la squadra, energico. Bella vittoria, ragazzi, ben fatto, bravi. Allora, 3-0, l'Inter l'abbiamo già visto, sì, aveva vinto 5-1. E Bastoni è in stato di grazia, e anche Bastoni stesso, ragazzi, non aveva mai segnato così tanto. Lo andiamo subito un attimo a vedere. Il buon Basto, quanti gol ha fatto? Già 4 gol, quindi ha eguagliato il suo record della stagione 2025-2026. E ancora mancano un bel po' di partite. Il buon Baston da calcio d'angolo è sempre molto pericoloso. Ecco, volevo vedere i gol subiti, ragazzi, nelle ultime partite.
Guardate un po': 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partite senza subire un gol. E l'ultimo fu il Genoa. Dopo Genoa, quel 3-2, dove rimproverammo comunque la squadra per appunto aver fatto meno di quello che poteva. Non c'è niente, la difesa proprio non ha concesso più nulla. 0-0 gol in 8 partite è tanta roba anche a livello difensivo. Comunque, detto questo, adesso andiamo ad affrontare un Frosinone che storicamente ci mette sempre in difficoltà. Pedrito lo andiamo a rifiutare perché non ci interessa. Williams lo andiamo a rifiutare perché non ci interessa. Anche perché Pedri, che vuoi, Pedri? Sarà felice? Va bene. Sì, diamo tutto, ma che me frega? Glielo diamo. Te, nuovo contratto. Ma sì, ma noi diamo tutto. Ma sì, anche la percentuale, tanto non la vedrai mai, caro Pedri. Mi dispiace, la tua avventura finirà quest'anno. Ma noi va bene, così sei contento. Gli alziamo anche il morale, soprattutto. Quindi offriamo proprio rinnovi faraonici a tutti. Ma che me frega a me, oh. Siamo arrivati alla vigilia della partita contro il Frosinone. La Serie A inizia a giocare. C'è Lazio, Juventus, Milan, Fiorentina, che comunque poco ci interessano perché il nostro obiettivo sono sempre i nerazzurri. Sponda Inter 2-1 il Milan contro la Viola. Vediamo, l'Inter probabilmente giocherà insieme a noi. Andiamo avanti e vediamo se arriviamo finalmente al tanto amato giorno del match. Ok, andiamo avanti. Ti prego, faccelo vedere. Contro chi sarà l'Inter, tra l'altro? Spero contro una squadra medio forte, così se dovessero perdere o pareggiare di nuovo e noi vincere, diciamo che poi 7-8 punti quelli che sono. Come, Pedri? Perché? Ma gli abbiamo offerto. Fede, aspetta, aspetta, aspetta. Io gliel'ho offerto il contratto, maestro. Infelice dove. Perché scusa, ma chi è che l'ha? Ma io non l'ho mai. Ma non l'ho mai interrotto! Perché l'ho interrotto? Boh, non lo so, non so che è successo, ragazzi. Io non l'ho mai. Ah, l'ha rifiutato, perché ha rifiutato il nome prete molto. Ma scusi, signor Pedri, l'ha rifiutato lei? Perché io le cose le ho offerte, ma che c'entro io, scusate. Vabbè, questo è un bug. Questo qua urlo al bug perché io avevo. Ha consentito tutte le richieste del signor Pedri e adesso non capisco il perché sia infelice. Mi vada a infeliciare tutta la rosa. Oh, vabbè, comunque più avanti glielo offriremo, ragazzi. Non so come mai sia successo questo. Comunque, intanto il Frosinone è squadra ostica, squadra bastarda, se così si può dire, perché ci hanno fatto spesso e volentieri scherzetti a livello di risultati. Io lascerei la formazione così com'è, anche perché siamo abbastanza messi bene a livello fisico. E quindi, ragazzi, siamo pronti. Sì, c'è qualche giocatore scontento ancora, effettivamente, però. Vabbè, l'importante è che i titolari stanno bene, andiamo avanti e Catania Frosinone, andiamo a vedere che succede. Allora, io direi che Sinisa Mihajlovic scende in campo con un 4-2-3-1, Guerrero in porta, ci stanno Cavallini, Franco e Seovic, grandissimo Zlatan Seovic, il nostro grande ex in difesa, porta 9 giunta a centrocampo, Diarra, Skov, Paiva a supporto di Lucchetta, unica punta che una volta era un giocatore di pallavolo, mo fa l'attaccante. Dunque, energico, dovremmo vincere senza grossi problemi. Oh, se vinciamo anche contro il Frosinone, che è proprio la nostra bestia nera, raga, non ce n'è più per nessuno, ve lo dico, Questa è vinta. Proprio mi sbilancio. Questo campionato ce lo portiamo a casa. Olmedo, la mette in mezzo. Ansu Fati non ci arriva. Ecco. Diarra. No, no, meno male, pensavo facesse fallo di. Cioè, questo si è fatto tutto il campo. Ma com'è possibile che questo si è fatto tutto il campo? Lo capite che non è fattibile una cosa del genere? No, no. È partito dalla sua area di rigore. È partito. Due ammoniti pure. Chi è? Olmeca là. Olmedo subito infortunato. Andiamo a mettere. Cisar e dal dosso va a fare il regista. Dai. Pazienza, capita. Capita, sono i rischi del mestiere. Come prevedevo, una partita bella tosta. Tutta ammoniti e qua c'è il rischio di finire in 10 tutta la difesa addirittura. Oltretutto, Guedes avanza. La mette in mezzo. Niente, Gabi non ci arriva. E addirittura dai là al contropiede del Frosinone. No, perché Williams le intercetta. Guedes, ti prego, dai, ti prego. No, vabbè, tira, 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 tira. Ebbè. Guarda, sbagliava pure questa davanti al portiere, senza quasi portiere, me l'annavo. Vabbè, Guedes va a fare 1-0, dai. Ancora il Frosinone in zona d'attacco, giunta centralmente c'è Portanova. Dall'altro lato Seovic. Portanova,
Giunta. Portanova. Frango. Frango. Paiva. Sul lato di sinistra. Mette in mezzo. Lontano Williams. No, era bastone. Possiamo però ripartire proprio con Williams. Il lancio lunghissimo per Uros. Ecco, vedi, Uros è sempre di cuore d'oro. Ha un cuore tenero. Lui la poteva avanzare, andare in porta. No, l'ha dovuta passare. Scoff, Lucchetta, la difesa però è impreparata. Lucchetta con una bella schiacciata. Ma c'è Alisson che però la mette in calcio d'angolo. Dai, Alisson potrebbe andare a battere anche il record di imbattibilità, che adesso non so a quanto ammonti. Però se continua così credo che siamo anche molto vicini a batterlo, sinceramente. Questa sarebbe la nona partita senza subire gol, che capite che un gran risultato. Lodiamoli. E questo è l'anno dell'allegria. Non l'ho ancora detto in questo episodio, quindi li lodiamo. Parla la squadra, energico. C'è sempre margine per migliorare. Vediamo che succede. Vediamo se questa formula magica, questo incantesimo, continuerà grazie ai nostri discorsi. Io però sono molto preoccupato per tutti questi ammoniti, sinceramente. Io andrei a fare almeno un altro cambio per quanto riguarda il terzino destro. Mettiamo Ajapong, togliamo Williams. Proprio lui, Ajapong, per Uros. Ajapong. Tusar. Uros. Poteva provarla da distanza, non se l'è sentita. Dal dosso, ancora per Tusar. Dal dosso, il filtrante per Gates che può metterla in mezzo. Lo fa Uros. Mamma mia, dove è andata sta palla? Oh. Fuori dallo stadio è finita, proprio nella stratosfera. Abbiamo l'ultimo cambio. Perché certo Olmedo dopo 20 minuti si è infortunato. Grande Riccardo Rossolini, che tra l'altro ce l'ho al fantacalcio. In realtà, dai Riccardo, facciamo qualcosa in più. Se qualora tu stessi vedendo questo episodio, caro Riccardo, qualche bonus in più. Scusate il mio sfogo personale, non sarebbe male. Intanto Fati, attenzione, avanza, avanza la nostra Fatina. Questo è il rigore. Qua c'è Uros. Scusatemi, io so che è sempre un grande rischio, signori. Andiamo di rigori. Ok, Uros. Perfetto, confermiamo le modifiche. Dai, dai, dai. No, scusatemi, si è acceso Google. Non si può dire ok. Dai, Uros, ti prego. Non puoi sbagliare. E non sbaglia. Ormai sta diventando specialista anche nei rigori. 2-0 di Uros. Grande. Grande, grande, grande. Andiamo a fare l'ultimo cambio, visto che chi era. Ma sempre Geddes, però, ma veramente è incontenibile. Cioè, si infortuna in una partita sì e due pure. Mamma mia, oh. Ci stanno, la mette in mezzo. Di cristallo è fatto quell'uomo. Di Swarovski. Alisson. L'appoggia magari Aes. Ancora Alisson. Il rilancio lunghissimo per dal dosso. Ecco. Prango! La va a prendere Scoff. Sul lato di destra c'è Cistana. Bravissimo Nueri. Vai dal dosso, attenzione. Dai dal dosso, guardalo. No, 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 niente, ha tirato. E vabbè. Bastoni la fa sua, ma credo che l'azione importante sia terminata. O forse no. Tusar. In mezzo. Nueri. Bojicevic. Che sfiga, maledetta scarogna pure il palo. 4 minuti di recupero. E attenzione, la nona partita senza subir gol. Incredibile, clamoroso al Cibali. Ben fatto, bravi ragazzi. 2-0 netto. Attenzione perché l'Inter deve ancora giocare, mi sa. Quindi potrebbe essere una giornata fantastica per noi. 3-4 settimane per Olmedo. Williams in evidenza. Va bene, andiamo avanti. Vediamo l'Inter. Ci interessa l'Inter. Non c'è l'Inter. Ah no, già aveva giocato. Mannaggia, me ne ero accorto. 2-0 contro il Genoa. Vabbè, ci sta. Contro l'ultima in classifica. Ci sta assolutamente. E adesso attenzione, perché arriva la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Una coppa che comunque a cui teniamo, perché siamo con uno scudetto al 70% che è nostro. Una Champions League dove siamo ancora in corsa. Quindi speriamo di riuscire a... come dire, ad andare avanti anche in Coppa Italia nell'ottica di un... che vuole? Ah, tu sai, ascoltate che giocare... Che cosa vorresti? Vabbè, vorrebbe giocare di più. Ho capito, vabbè, ti farò giocare. Mo, ecco, esattamente, proprio in Coppa Italia, tanto Olmedo si è infortunato, quindi è il momento di far scendere tu sale. Quindi è una competizione a cui teniamo per in ottica triplete. Certo, chiudessimo... la serie con un altro triplete, ragazzi, sarebbe
fantastichermo. Intanto Milan-Lazio, vabbè, la Lazio va a perdere e arriviamo al giorno della partita, dove Tuisara andrà a fare il protagonista, visto che così gli andiamo anche ad aumentare il morale, non rompere, perché mo 1-1 tutte quelle e voglio giocare e voglio più soldi e fammi giocare e voglio giocare di più e basta, lasciatemi in pace, signori, Ah, benissimo, eccoci qua. C'è Catania-Roma e l'altra era Juventus contro, scusi, non ho visto, se mi può ridare la grafica un attimo, signora. Juventus-Torino. Ok. Formazione, Olmedo lo vediamo, mettiamo come detto il buon Tuisara, Olmedo lo togliamo. Alegna vorrebbe altrettanto giocare, ma che te do fa? Mettiamo dal dosso? Vabbè, mettiamo così dal dosso, che te devo dire. Per il resto io lo lascerei così, che ne dite? Un po' rischioso. Allora mettiamo Pittman, ok, a Japong c'è uno al 90% che è Geddes, possiamo mettere Anthony. Che certo, a livello di forma partita non è che si è messo benissimo, però, vabbè, la mentalità la scendiamo su positivo, perché comunque la Roma a giocare a calcio lo sa fare. Quindi ragazzi, confermiamo formazione, vediamo che succede all'Angelo Massimino per l'incontro Catania-Roma di Coppa Italia. Allora, Jorge Sampaoli scende in campo in un 4-2-3-1, Audero in porta, Bellini, Mancini, Bertoglio e Della Vibora in difesa, Tolisso e Neto a centrocampo, e Under, Zaniolo, Giovane e Bisogno lì davanti, il giovane Giovane, o Giovane, o Giovane, voglio, no, energico, siamo favoriti per una ragione, diciamo sempre la stessa cosa, che fino a quando porta bene noi non ci fermiamo, si parte. Molto bella la maglia giallorossa con questa striscia gialla diagonale. Poca emozione finora, è passato un quarto d'ora. Bastoni all'indietro per Alisson. Magalhães, se fischiano i tifosi ospiti, surclassati adesso dalle urla dei tifosi di casa. Tuisara all'indietro per Magalhães. Ancora Tuisara. Pittman. Ansu Fati la potrebbe dare al centro. Ansu Fati no, se al centro lui invece ha provato a piazzarla, ma purtroppo con poca fortuna, perché il tiro era assolutamente fuori portata dalla porta. Alegna va a battere questo calcio di punizione. Oh mamma mia, bastoni veramente, ragazzi, ormai ogni calcio di punizione è suo, la testa c'è solo lui che svetta in quell'area di rigore come il come un grattacielo, non so. Icardi ancora per chiuderla. Pittman la mette in mezzo, Urso non ci arriva, ancora Icardi che potrebbe andare a riprendere, niente, non ce la fa. Under, riparte lui velocissimo, Fati va a chiudere, il filtrante per Zaniolo è perfetto e Alisson ancora una volta la va a parare. Incredibile prestazione del portiere brasiliano. Grande ex, tra l'altro, grande ex. Tolisso verso Bellini, la Roma adesso spinge in mezzo e c'è stavolta Bisogno che va a infilare proprio Alisson, non poteva nulla. Va bene, ci sta, subir gol contro la Roma, ci sta. Williams, attenzione a Bastoni adesso. Fati, niente, non ci arriva. No, non portiamo in contropiede. Zaniolo, che poi Alisson, diciamo che para anche molto a caso, perché avete visto un movimento molto, che certo non proprio da portiere elegante, però vabbè, l'importante è pararla, del resto, no? Poi il modo non ha importanza. Anthony, Bastoni, Alegna, Tuisar, Icardi, Uros avanza, Uros, niente. Audero addirittura para, ragazzi, a Football Manager Audero addirittura para. Saranno veramente inviperiti i tifosi doriani. Williams, niente da fare. Ok, finito il primo tempo. Lo finiamo? 1-1, si va ai supplementari. Sì, andremo ai supplementari qualora finisse così. Energico. Se segniamo ci vedo favoriti. Grazie, ma veramente? Mamma mia. Se segniamo ci vedo favoriti, grazie Arca, io direi. Sì, è come dire, se facciamo altri 4 gol probabilmente vinceremo. E beh, vedo un po' lei. Anthony va a battere questo calcio, punizione, attenzione. Vabbè, no, qua lo lascio. Lascio Fati, ragazzi, qua lascio Fati, non lo rischio Uros. Anche perché noi puntiamo al campionato più che altro. Va Ansu Fati, che è più specialista, è più abituato, e infatti va a spiazzare Audero, va a fare il 2-1. Anche perché il risultato è un po' in bilico contro queste squadre già un po' più forti. È un rischio mettere Bogic rigorista. Allora andiamo a fare un paio di cambi.
Ansu Fati può dar spazio ad Asensio. Poi Tusa, no, lo lasciamo per carità del signore, lo lasciamo, mettiamo Pedrito. E Tusa passa come centrocampista di quantità, perfetto. Mancano 8 minuti. Più recupero, Pittman verso Pedrito, proprio lui è appena entrato, ancora per Pittman. Pedrito ancora. Bravissimo, come l'ha visto Anthony, mamma mia che filtrante che ha fatto. E qua dov'era la difesa della Roma? Oh, non stavate. Giustamente si sono buttati tutti in avanti, vediamo. 3-4-3 credo che si siano schierati adesso con una difesa a 3. Li abbiamo bucati molto facilmente con quel filtrante di Pedrito appena entrato. Un assist fondamentale, c'è bisogno. Bravissimo Magalhães, come si è immolato, come lo ha murato. Bravo, bravo, bravo. 90esimo, mancano 3 minuti. Mancini, Under, ancora per Mancini. Audero, il rilancio per della Vibora. Bellini, Bertoglio, che una volta faceva il papa, ma fa il centrocampista giallorosso. Bravo, bravo. E beh, bisogna riciclarsi nella vita, no? Bocici Cicardi, bravissimo. Uros, niente, oggi Uros non è giornata. Va bene, può capitare. Capita a tutti, anche ai, ai migliori. Finisce la partita e ce ne andiamo in semifinale, ridendo e scherzando, energico, ben fatto. Sono molto felice. Oh, benissimo. Quindi, fatto il succo un attimo della situazione qua. Trasferimenti che volete? Pedrito. No, non te lo do. Oh. E porca miseria. Mo' gli andiamo a offrire il contratto, così di nuovo contento ed non crea più problemi. Oh, allora, andiamo un attimo avanti. Vediamo, dicevo, come siamo combinati a livello proprio di classifica e tutto. Allora, Serie A. Siamo sempre a più 5 dall'Inter, che purtroppo non ha perso, ma vabbè. Uros sale a 24, sempre a più 11 da Fabio Silva, quindi anche lui ha fatto una bella doppietta, nelle ultime due partite. Per quanto riguarda invece il prossimo episodio, andremo a vedere Udinese, Milano, Frosinone per quanto riguarda la Coppa Italia e la Fiorentina. Non so ancora se faremo 4 partite o 3, poi lo decideremo, quindi potremo anche andare a vedere se arriveremo in finale di Coppa Italia o meno. E poi ci sarà il Real Madrid, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, detto questo, come sempre fatemi sapere la vostra, mi raccomando, qua sotto nei commenti. Lasciate un bel like, una condizione di iscrizione. Se vi fosse piaciuto questo fantastico episodio, noi signori ci vediamo sempre domani con un nuovo fantastico gameplay. Ciao!